Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Rieccoci insieme, ben ritornati cari telespettatori, ben ritornato dopo un po' di tempo che non ci vedevamo l'ingegner Federico Maritan, direttore osservatorio Vega Engineering, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Periodicamente è doveroso fare delle valutazioni, della sensibilizzazione, delle considerazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione agli incidenti che purtroppo costantemente continuano a verificarsi. Dopo vedremo un po' gli incrementi, i decrementi, se ci sono un po' le località, le valutazioni varie, ma lo spunto e lo stimolo di quest'oggi vuole essere anche una considerazione relativamente alla presenza o meno, se obbligatoria oppure non obbligatoria, in quali luoghi, anche in quelli di lavoro, del famoso defibrillatore. Defibrillatore che, adesso vediamo un po' di parlare insieme, tra l'altro ha un valore economico diciamo limitato perché non è una cifra insostenibile, che però non è così frequente ovunque e dove è presente può veramente salvare la vita delle persone. Certo. Ingegnere, allora vediamo un po' cosa, prima di valutare che cosa dice la norma, che cosa serve il defibrillatore per chi non lo sapesse. Sì, allora il defibrillatore è un apparecchio che diciamo consente di ripristinare sostanzialmente il normale battito cardiaco nel caso in cui sia in corso una fibrillazione ventricolare del cuore. E diciamo che l'efficacia di questo dispositivo dipende molto dal tempo, dal momento in cui si verifica l'evento a quando viene effettivamente attivato diciamo questo apparecchio. Questo tempo deve essere il minimo possibile, parliamo di qualche minuto. E quando la persona ha questo venir meno del funzionamento del cuore, bisognerebbe attivare il defibrillatore? Allora, perché ci vuole un po' di esperienza. Diciamo che esatto, cosa è successo? Nel passato la macchina richiedeva l'intervento di una persona preparata, di un medico. Sì, esatto. Oggi l'elettronica, la tecnologia ci è venuta incontro e sostanzialmente sono disponibili degli apparecchi, come diceva lei, tra l'altro con dei costi molto, molto contenuti, per dire un numero, può costare intorno ai 1000 euro un buon apparecchio, e che sono sostanzialmente del tutto automatici, cioè la persona che interviene per in qualche modo salvare chi si sente male, deve solo saper sostanzialmente posizionare questo apparecchio con questi elettrodi e poi l'apparecchio fa tutto un sistema di verifiche e di analisi e se ritiene che sia necessario intervenire, interviene, diversamente no. E questo consente in sostanza di diffondere questo apparecchio perché può essere utilizzato appunto da personale non sanitario. E quindi nell'immediatezza, perché questo è importante. Questo però è esatto, è l'elemento fondamentale. Per questo dicevo diffondere, perché dal momento che al di là dell'ambito lavorativo in generale, voglio dire, nessuno può prevedere dove una persona possa avere un attacco di questo tipo, è opportuno che l'apparecchio sia il più possibile diffuso, in modo tale che ci sia sempre la possibilità di averne uno nelle vicinanze. Chiaro che questa è una situazione a cui potremo arrivare forse nel tempo. Devo dire anche che ci sono dei comuni che si sono attivati in questo senso e hanno iniziato a installarli in diversi punti all'interno del territorio comunale. Ma io però volevo poi concentrarmi sull'uso di questo apparecchio negli ambiti, nei luoghi di lavoro, esatto. E non tanto perché si ritenga che necessariamente l'azienda debba sostituirsi alla struttura sanitaria, cioè voglio dire, non è questo il senso, però quello che diventa interessante, ed è stato poi il motivo per cui noi abbiamo approfondito la questione defibrillatore, è capire se il defibrillatore può essere considerata una misura di sicurezza da prevedere all'interno dell'azienda nel caso in cui vi siano dei rischi lavorativi che possono determinare una situazione di fibrillazione del cuore. Quindi rischi concreti. Rischi proprio dell'attività lavorativa, cioè l'azienda, come dicevo prima, non è che deve sostituirsi evidentemente al nostro sistema sanitario, per cui se un soggetto per sue caratteristiche si trova ad avere un attacco cardiaco slegato completamente dall'attività lavorativa, immaginiamo un impiegato che
è lì seduto al tavolo e ha un attacco cardiaco, questo non è certamente un attacco connesso con l'attività lavorativa, per cui non è un qualcosa che rientra nella sfera delle misure di sicurezza che il datore di lavoro deve adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori. Ma proviamo a pensare invece al caso di un elettricista che opera e quindi nella sua attività lavorativa corre un rischio di elettrocuzione, cioè di subire una scossa elettrica. Beh, in questo caso cosa succede con una scossa elettrica? I medici mi dicono che un effetto, tra gli altri, può anche essere quello della fibrillazione ventricolare. E allora faccio un parallelo, così come se utilizzando un coltello io metto a disposizione, perché ci si può tagliare, il cerotto nella cassetta medica, perché nel caso in cui dovessi subire una fibrillazione ventricolare a causa di una scossa elettrica, perché questa è la mia attività lavorativa, cioè quella di espormi a un rischio di questo tipo, non metto a disposizione il defibrillatore? Se noi andiamo a vedere la legislazione vigente, implicitamente già prevede questo, cioè cosa voglio dire con la parola implicita? Non è scritto che in azienda deve esserci il defibrillatore, ma c'è scritto che quello che è la nostra cassetta di primo soccorso deve essere integrata, anche sentito il medico competente, cioè il medico che segue, no, gli aspetti sanitari in azienda, in funzione dei rischi presenti in azienda. E allora, per dire, finora si vedevano integrazioni delle cassette di primo soccorso, per esempio per affrontare shock a seguito, per esempio, di punture, no, di vespe. Per chi lavora in ambito, no, all'aperto, eccetera, il rischio di essere punto c'è. Sappiamo che alcuni soggetti reagiscono con uno shock che può addirittura portarli alla morte. Sono necessarie delle cure e quindi vengono aggiunte, da quella che è la dotazione minima prevista dalla legge, nelle cassette di primo soccorso, questi ulteriori apprestamenti. E secondo noi, secondo me, il defibrillatore va esattamente nella stessa direzione. Cioè, ripeto, non è, cioè, lo studio che deve essere fatto è in base ai rischi, in base ai rischi lavorativi. Io ho portato l'esempio del rischio elettrico, ma potrebbe esserci lo sbalzo di temperature. Che ecco, però siccome tutte le cose nel nostro paese funzionano dove c'è la sanzione, dove c'è un documento di carattere economico, e sembra quasi che questo sia preponderante rispetto al rischio effettivo, perché altrimenti sarebbero presi tanti provvedimenti, certo, in tanti ambiti. Questo fatto che implicitamente sia previsto nella norma fa sì che il premio assicurativo possa avere delle variazioni, che ci sia una sanzione per l'azienda qualora ci fossero anche degli operai che intervengano e che si muovono, quindi non solo impiegati o magari, certo, anche in presenza di impiegati che sotto stress o hanno a che fare con qualcosa di elettrico possono subire questo oppure no? No, allora, quindi la cosa è molto più estesa e molto più importante o no? Allora, lei sostanzialmente evidenziava il fatto che in Italia di solito deve esserci una norma chiara con delle sanzioni chiare, altrimenti nessuno fa nulla. Io dicevo che pochi sono sensibili. Io dicevo che era implicito, ma la maggior parte, diciamo, delle regole di sicurezza sono implicite nella norma di legge che è il decreto 81, e che è una norma di carattere generale, per cui difficilmente nel decreto 81 ritroviamo delle prescrizioni specifiche. Il fatto che però siano implicite non significa che non siano sanzionate. Anzi, è molto chiaro in questo senso il decreto 81 e sanziona, per dire, anche il medico competente che nella sua valutazione del rischio non arrivi a prevedere, per esempio, l'integrazione della cassetta di primo soccorso con dei dispositivi ulteriori a fronte di una valutazione del rischio legato alle attività lavorative in azienda. Quindi la sanzione c'è, ma questo in realtà che cos'è? È un campo nuovo. Devo dire che tante volte tutti, il legislatore, perché secondo me quando ho scritto non pensava al defibrillatore naturalmente, ma non solo, anche gli esperti, gli enti di controllo eccetera, non fanno subito un collegamento di questo tipo, no? Proviamo anche a pensare, no, storicamente, ci sono tanti rischi che davamo, come dire, per inaffrontabili, accade, non ci si può far nulla, no? Che non venivano considerati dei rischi in realtà governabili, gestibili e prevedibili e certo, in qualche modo per i quali potevano essere adottate delle misure di sicurezza. E prima accennavo a un parallelo mentre parlavamo fuori onda del rischio da terremoto, del rischio sismico. Anche questo oggi è vissuto come un qualcosa che accade ancora, no, sta iniziando a maturare un po' di sensibilità per scoprire che in realtà qualcosa per limitare i danni di un terremoto, che non è evitabile,
terremoto effettivamente arriva quando vuole lui, ma i danni li posso controllare. Quindi è una questione anche di sensibilità, di attenzione, di averci pensato. In questo momento penso che non ci abbiamo ancora pensato. Ma perché? Perché noi ragioniamo un po' come tutti, no, sull'onda dell'emotività. E delle emergenze. Dell'emergenza e dell'attenzione mediatica. Dov'è che il defibrillatore oggi è obbligatorio? Negli impianti sportivi. Ma perché? Non perché ci siano un'emergenza di eventi per i quali ci sono un numero di morti particolarmente elevato a causa di un infarto o altro. Ma perché, se vi ricordate, è accaduto, penso che le immagini le abbiamo viste tutti o quasi tutti, che un calciatore a un certo punto in mezzo al campo l'abbiamo visto accasciarsi e lì abbiamo scoperto che succede ogni tanto che il cuore impazzisce anche su un soggetto giovane, no? Anzi, ci sono forse tenuto sotto controllo, allenato, impazzisce e fa morire una persona così. E lì abbiamo scoperto che se ci fosse stata, no, la possibilità di intervenire tempestivamente, l'avremmo salvato. E quindi da qui è nato un decreto. Decreto Balduzzi, che ha imposto, no, che nelle strutture sportive, sì, tra l'altro poi all'italiana, prorogato e non è ancora entrato in vigore. Ah, non è ancora entrato in vigore. Quindi è da anni che continuano a prorogarlo. Finché non ci sarà il caso eclatante. Curiosamente, prima facevo il parallelo con il terremoto, uno degli ultimi motivi per cui è stato prorogato è stato il terremoto avvenuto l'anno scorso in centro Italia. Siccome hanno fatto un decreto per prorogare tutta una serie di adempimenti che avrebbero ulteriormente appesantito la situazione economica dell'area, hanno pensato di prorogare anche l'obbligo di dotare impianti sportivi di defibrillatori. Poi questa cosa è stata estesa in tutta Italia e hanno quindi prorogato. Pare che adesso qui a breve, se non fanno ulteriori proroghe, in estate dovrebbe entrare in vigore questa norma. Mamma mia. Che però esatto, salverebbe statisticamente un numero di persone pari, simile a quante ne muoiono invece nell'ambiente di lavoro per lo stesso motivo. Però nell'ambiente di lavoro non ci stiamo pensando perché non li vediamo, la televisione non ce li fa vedere. Invece nell'ambito sportivo è successo e ce ne siamo accorti tutti. Assolutamente, ma poi magari colpiscono proprio per la giovane età, tra l'altro. Adesso vedremo anche dei dati interessanti, sì, anche se non specifici. Però sì, adesso vediamo, c'è anche un messaggio che è arrivato. Andando avanti così, il rischio è che le aziende avranno una farmacia o addirittura un pronto soccorso, certo, con l'obbligo di un medico assunto. Per carità, salvaguardare la salute prima di tutto, ma lo Stato deve garantirne e lo Stato deve finanziarle. E questo è un altro aspetto. Potrebbe essere... Sì, però se posso puntualizzare. Infatti io sto dicendo, non è che io devo sostituirmi al servizio sanitario, quindi non ho l'obbligo, appunto, e neanche pretendo che l'azienda curi la salute dei suoi lavoratori in senso totale, ma deve garantire, questo è previsto dalla norma di legge, ma è previsto dalla Costituzione, la salute dei lavoratori in funzione delle attività lavorative a cui, e dei rischi delle attività lavorative a cui sono... per cui sono incaricati i lavoratori. Quindi è anche un'interpretazione di civiltà, cioè un'evoluzione. Se fino a 8 di anni fa non esisteva neanche il defibrillatore, se non in strutture, certo, di un certo tipo, adesso essendo diffuso, essendo un costo anche molto esiguo, diventa norma di civiltà anche doversene dotare. Defibrillatori si potrebbe renderli obbligatori in base alla concentrazione di persone, per esempio autobus, treni, aerei, stazioni, poi anche aziende, in base a quanti dipendenti e persone lavorano. Questo è un principio, diciamo, statistico perfettamente condivisibile e in molti casi si ragiona in questi termini, gli aeroporti ce ne sono dotati. Io sto pensando a questo perché lei ha detto giustamente a rischio specifico, no? Quindi quando c'è la persona che lavora con i fili elettrici, certo, sale su un'impalcatura anziché altre situazioni, è a rischio. In realtà però poi questi casi qui possono verificarsi anche nell'impiegato. Sì. Adesso poi in azienda uno, certo, ci lavora fino e ci lavorerà, certo, fino a età veneranda, certo, ma anche l'impiegato 45enne che magari per motivi vari è sotto stress eccetera fa un infarto improvvisamente, certo, perché poi queste cose purtroppo succedono quando meno te l'aspetti, anche in un momento, certo, magari è successo, io so di un caso di una persona stava prendendo tranquillamente un caffè in un momento di pausa peraltro fumandosi la sigaretta, quindi poteva essere anche tranquillo, però ha avuto un cedimento, quindi diventa trasversale, sì, ma senza dubbio uno, ripeto, dice tre dipendenti, sono due piani paralleli
Però noi cosa possiamo richiedere e cosa dobbiamo oggi prevedere in azienda ai sensi della legislazione vigente, e torno a dire in termini impliciti mi impone questo, che il datore di lavoro come fa sempre normalmente, valuti il rischio e adotti le misure di sicurezza necessarie a prevenire o a proteggere i lavoratori. In più deve anche prevedere quelle situazioni emergenziali per le quali adotterà delle misure di sicurezza specifiche. Proviamo a pensare a quanto si fa per gestire un incendio, proviamo a pensare a quanto si fa per gestire un infortunio. Quindi abbiamo, dicevo prima, la cassetta di primo soccorso. Se prevedo che ci sia la possibilità di tagliarsi un dito col coltello, ci sarà il disinfettante e il cerotto. Ma se il rischio legato all'attività lavorativa può determinare questo tipo di problema, allora devo integrarlo ulteriormente. Assolutamente. Questo è il senso, capito? Poi sono d'accordissimo, infatti ho detto ci si arriverà probabilmente alla diffusione, diciamo, di questi apparecchi, però allora questo sì è un qualcosa che dobbiamo accollarci in termini di comunità, di Stato, di società. Quindi rispondendo all'altro messaggio, dal momento in cui diventa una cosa più diffusa. Sì. Infatti le sto dicendo, ci sono dei comuni che si sono organizzati in questo senso, quindi hanno iniziato a installare i defibrillatori all'interno del loro... Anche perché, come dicevo prima, poi è vero che il personale che lo utilizza non deve essere un personale medico, ma comunque deve essere un personale addestrato, e in questo senso... Però questo potrebbe essere responsabile della sicurezza? No, però io sto parlando di nuovo in termini generali, cioè se qui ci fosse un defibrillatore e nessuno di noi ha fatto un corso per utilizzarlo e non è addestrato per utilizzarlo, per quanto sia semplice, non sapremo da che parte iniziare. Esatto. Questo è evidente. Per cui a questo punto serve del personale formato. E infatti in questo senso, di nuovo c'è una legislazione molto precisa, poi in particolare anche nella regione Veneto, la quale prevede dei corsi normati, proprio con durate eccetera ben precise, e addirittura la emissione degli attestati è controllata dalla regione, e quindi a livello regionale c'è la lista, l'elenco delle persone formate per utilizzare il defibrillatore. Quindi vede, c'è un principio, un inizio di diffusione degli apparecchi e anche delle persone addestrate. E quindi questo ci aiuterà un indomani ad avere la ragionevole certezza che se dovesse succedere qualcosa, probabilmente nel giro di qualche minuto arriverà qualcuno che con un defibrillatore può intervenire. Perché torna a dire, è proprio questione di minuti. Ma infatti poi stiamo parlando di una cosa, adesso ne parliamo così a cuor leggero, si tratta di salvare una vita. Sa quanti sono i casi? Perché questo non lo abbiamo ancora detto. Leggo il messaggio che dopo lui mi dice questo, se lo tenga a mente. Non perché sia contrario, ma l'azienda deve garantire la salute del lavoratore in base al rischio aziendale. Un infarto esula da questo a patto che non sia il tipo del lavoro che lo genera. Infatti io sto dicendo proprio questo, è a carico dell'azienda nel momento in cui è prevedibile che un evento come una fibrillazione ventricolare sia causata dal lavoro. E quindi l'elettricista della situazione, le ho fatto l'esempio, chi sale su... Ma ripeto, i casi sono, quelli più evidenti sono la corrente elettrica, quindi l'elettricista che può subire un rischio da elettrocuzione. Gli sbalzi di temperatura, accesso, uscita da celle frigorifere a bassissime temperature, eccetera, o lavori viceversa faticosi ad alta temperatura. Proviamo a pensare, finalmente, il muratore, no, che lo vediamo d'estate, no, sotto il sole, eccetera. Quindi che fa un lavoro, le impalcature famose. E anche questo può essere una situazione che aiuta all'inizio di una cosa di questo tipo, cioè di una fibrillazione ventricolare. Comunque, le dico il numero, sì. 60.000 casi in Italia. 60.000? Sì, ogni anno. Cioè, sono numeri spaventosi, posso dirlo. Sì. Cioè, su 60.000 già forse il numero fa capire la portata. Questo non sto dicendo in ambito lavorativo, ma così in generale di situazioni, di queste non sono tutte defibrillabili, ma molte potrebbero essere. Ecco, questi casi, adesso sono numeri, dove si sono verificati per lo più? Di nuovo... Non si hanno dati certi. No, allora, sai perché? Perché io ho fatto la battuta prima della trasmissione dicendo, ma anche in una struttura, in un condominio, faccio l'esempio, visto il costo, tutto sommato, tra virgolette, anche abbastanza sostenibile, poi diviso N condomini, certo. Se uno, siccome tante volte la persona a casa ha queste situazioni, proprio perché... Certo. Cioè,
avere un defibrillatore con far fare un corso di formazione rapido a tutti quanti, visto che non ci vuole scienza, può aiutare a salvare delle vite. Certo. Perché poi si verifica un fatto nell'immediate vicinanze, c'è il defibrillatore condominiale, il numero di condomini presenti. Certo. Insomma, stiamo già, senza renderlo obbligatorio, però delle riflessioni per salvare vite umane, 60.000 stiamo parlando. 60.000, dico, ripeto, sono i casi di... Esatto, di infarto sostanzialmente, infarto, esatto. Quello quindi che noi chiamiamo nomi. Infarto. Di questi, una buona parte, una buona percentuale sarebbe defibrillabile, così e mi dicono le statistiche salvabili. Anche del Ministero della Salute. Andiamo in pubblicità, riflettiamo su queste cose e poi ritorniamo insieme.